Marco è un creativo, è un artista. Lui vuole sempre creare tutto quello che immagina. Lui ricicla tutto dentro casa e crea quello che gli viene in mente. Totalmente differente dalla sorella. Martina è più tecnologica. Ama Lei il computer. computer, macchine fotografiche, telefonini, insomma tutto quello che riguarda la tecnologia è più portata, anzi, cioè proprio capisce al volo le cose come funzionano, magari a differenza di noi, insomma ci arriva anche prima. Così Moni e Lorenzo descrivono i loro bambini. Martina, 13 anni, Marco, 8 anni. Una volta a settimana, per 4 ore e mezzo, devono fare una flebo, perché tutti e due affetti da una malattia genetica rarissima, la mucopolisaccaridosi. Questo è un certificato di grande coraggio che quando Martina ha iniziato a fare la terapia enzimatica sostitutiva, aveva 5 anni, il professore gli ha rilasciato questo certificato dove certificava che lei era una bambina coraggiosa. Martina è una bimba coraggiosa, affettuosa, intelligente e sensibile. Ci sono voluti 4 anni e mezzo nel capire cosa avesse. Il fratellino, grazie a lei, ha avuto una diagnosi precoce e meno problemi. Questa che cos'è? La coppa che ho vinto nella gara di costume di carnevale che sono arrivata seconda. Qua c'è scritto alla simpatia, che ero simpatico. Si è ispirato al film di Alice nel Paese delle Meraviglie e ha ideato il costume da cappellaio matto che poi ha disegnato e si è fatto cucire dalla nonna. Questo è il vestito di mio fratello quando si era vestito a carnevale. Sono due bambini speciali che nonostante tutto conducono una vita normale. A scuola sono bravissimi. Martina ha una grande passione, l'hip hop, che frequenta con la sua amica del cuore. Non da meno è Marco che da 2 anni pratica un'arte marziale, il taekwondo. Siamo fiduciosi che un domani, insomma, ci sarà qualcosa di più comodo. Finché la ricerca non riesce a fare qualcosa di meglio. Allora, come è stato detto, siete davvero due bambini molto speciali. Eh? Che effetto ti ha fatto Martina vederti lì nel filmato? Ti vedevo abbastanza interessata, Sì. eh? Sei venuta bene? Sei soddisfatta? Sì. Ok. Sono soddisfatta. Sei soddisfatta? Sì. Tu, Marco? Sì. Ma cos'era quella coppa simpatia che ho visto, quel premio lì? Che cos'era? Era la coppa che ho vinto nel secondo premio di carnevale. E cosa hai fatto? Per la maschera? E com'è rivestito? Da cappellaio matto. Era carino, molto. L'hai scelto tu? Sì, Hai l'ho scelto voluto io tu? e nonna me l'ha cucito. Ah, che brava nonna però. Allora ringraziamo la nonna che ti ha fatto vincere pure il premio. Allora, cominciamo con te, Monia, eh? Cominciamo, anche perché i bambini sanno esattamente tutto, insomma, qual Sì. è, no? La loro, Sì. insomma, ecco. Allora, prima è nata Martina Sì. e fino a 4 anni tutto, insomma, a No, 4 anni hanno scoperto abbiamo che. avuto la diagnosi a 4 anni e mezzo, però la malattia ha avuto l'esordio molto prima, a 6 mesi. Però ecco, erano Mi tutti. alzate per favore l'audio perché non riesco a Sintomi, sentire. qual è? Scusami, Monia, scusami Erano, tanto. diciamo, anomalie che sono successe in questi 4 anni e mezzo, che però ci hanno sempre giustificato come episodi isolati, mai Quali legati tra erano di i loro. sintomi di Martina? Quando hai cominciato a capire che Martina era una bambina con dei problemi? Allora, l'esordio è avvenuto quando lei aveva 6 mesi, perché gli hanno diagnosticato un Mi alzate idrocefalo. l'audio, per favore, scusate, scusami Monia, ma Prego. non, e soprattutto non sente il pubblico di là, per cui è importante che il pubblico anche dall'altra parte. Ecco, andiamo. Allora, l'esordio è stato a 6 mesi. Gli hanno diagnosticato un idrocefalo e poi nel corso della sua vita fino a 4 anni e mezzo ci sono state altre anomalie che però ecco, ci hanno sempre giustificato come casi isolati mai associati tra loro. Poi finalmente a 4 anni e mezzo, finalmente, beh, abbiamo avuto la diagnosi, insomma, abbiamo scoperto perché insomma, stavano succedendo tutte queste cose.
perché nel corso di questi anni ho iniziato con l'idrocefalo, poi abbiamo scoperto una displasia alle anche, il naso che colava in continuazione, poi un'insufficienza mitralica e alla fine le mani insomma che non stringevano più i pugni. E a quel punto il pediatra di famiglia mi ha detto se qui sono troppe queste cose per essere coincidenze, quindi abbiamo fatto una visita specifica all'ospedale Salesi di Ancona e dopo insomma varie indagini e accertamenti abbiamo diagnosticato la mucopolisaccaridosi 1. E da lì è cominciata una terapia precisa che forse, anzi non forse, che sicuramente se fosse cominciata prima per Martina questi primi anni sarebbero stati completamente diversi. Allora lei quando ha iniziato la terapia diciamo che il farmaco ancora era nuovo, anche lui era l'esordio, diciamo che è stato un farmaco nato poco prima della sua diagnosi, quindi sì, magari avremmo potuto guadagnare un anno, ma non... Poi è nato il piccolo Marco. Marco è nato nel frattempo, mentre si stava scatenando la malattia di Martina. Io ho scoperto la sua insufficienza mitralica che ero incinta di 2 mesi e poi una volta insomma nato lui ci hanno detto bisogna fare le indagini anche su Marco. Per cui con l'esperienza di Martina voi subito appena è nato Marco avete naturalmente messo le mani avanti e detto vediamo un po'. E anche lì Marco ha avuto... Anche lì Marco ha avuto anche lui la stessa diagnosi. La differenza è stata che lui abbiamo potuto iniziare gli accertamenti. Intervenire subito con l'esperienza di Martina, per cui in qualche maniera grazie a Martina Marco lei è stato avvantaggiato. Io parlo liberamente, anche se ti devo dire, insomma, un po' mi dispiace parlare davanti ai bambini, ma so che loro sono informati di tutto, voi li avete abituati a questo. Questa malattia dipende dai genitori. I genitori, in qualche maniera voi siete i portatori, siamo inconsapevoli portatori sani. Ma da che cosa dipende? Cioè come un genitore si accorge di essere portatore sano? Voi siete due persone assolutamente sane. Il genitore non sane. Si accorge di essere portatore sano finché purtroppo non capita insomma che i figli nascono con una malattia genetica. Senti, loro hanno tutti e due, naturalmente Marco abbiamo detto è stato insomma molto aiutato dall'esperienza di Martina, però pensate che questi due bambini, che uno ha 8 e l'altra ne ha 13, devono ogni settimana, vero? Ogni settimana fare una flebo che dura 4 ore e mezza. Perché attraverso questa flebo viene inserito nel loro corpo questo enzima che manca e che provoca la malattia. È così? Sì. E Martina, voi come affrontate? Ormai siete abituati a questa flebo, no? Sì. Passate 4 ore, stai lì, tanto... Sì, non mi annoio per niente. E che fai mentre ti arriva la flebo? A volte dormo, a volte faccio i compiti, ci sono pure le insegnanti laggiù e così mi vantaggio. Si avvantaggia. Questa flebo i bambini la dovranno fare per sempre, o perlomeno fino a che non sarà scoperta, ecco perché è molto importante la ricerca, io insisto sempre a parlare della ricerca, è molto importante questa settimana per la ricerca, per Teleton, perché proprio qui abbiamo insomma due casi di due bambini assolutamente normali che però devono combattere con questa malattia, che devono comunque sottrarre 4 ore della loro vita, del loro tempo. I bambini a 8 anni dovrebbero pensare a giocare, alla scuola, insomma ad altre cose, invece qui abbiamo davvero due bambini sereni che però devono affrontare, vogliamo dire, una rottura di scatole? Ma si può dire in televisione? Insomma, è una rottura. Il papà che dice? Che dico? Che è una rottura. È una rottura. Tra l'altro il caso di Marco, se ho letto bene, è il primo caso di un... al mondo, un bambino trattato preventivamente. Sì, perché insomma, grazie a Martina abbiamo potuto diciamo fare le indagini prima che i sintomi venissero fuori, quindi di conseguenza anche la terapia è iniziata prima che i sintomi. Tu però te ne eri accorta? Era la mia sensazione. Era la mia sensazione personale che me la sentivo. Però ecco, speravo di sbagliarmi. Martina, cosa vuoi fare da grande? Non lo so ancora di preciso. Ho visto che ti piace molto il ballo, Sì. Ti piacerebbe fare la ballerina? Sì.
Anche ancora sei un po' indecisa? Sì, però mi piace continuare lì un po'. Ti piace il mondo dello spettacolo? Un po'? Un po'. Non tanto, fai bene, eh? E tu Marco, amore? Io da grande volevo fare il regista dei film. Ah, che bravo! Cioè, quali film vorresti dirigere? Il Titanic. Hai detto niente, amore mio. Cameron. Quello ha vinto 13 Oscar, è un filmone. Il Titanic, l'Andrea Doria. Ha tutto sulle navi. Quello tsunami. Poi? Tsunami. Tsunami? Pure, una tragedia. Ma tutte tragedie. I film spettacolari, insomma, questo mi piace, ma insomma. Tutte con tragedie. Poi io voglio fare un film sul Natale. Voglio fare un film sul Natale. Film sul Natale. Poi tra poco avremo i protagonisti con noi, sì, in collegamento del film di Natale. Avremo De Sica, Christian De Sica, Sabrina Ferilli, insomma, i film di Natale quelli? Sì, quelli allegri. Che non ci fanno pensare troppo. Sì. Va bene, io ti auguro di avere tutto quello che desideri. Allora ritorniamo a Telecom. Sì, no, come se avessi mi va di aiutarci a leggere questo numero di telefono, eh? Quella, sì, quello lì evidenziato, 45502, magari davanti alla telecamera inquadrata così direttamente Martina ci dice qual è il numero. Aspetta che te lo indico, vai, ti ho detto una cosa sorpresa, questo numero qui. Vai. 45502. Di nuovo, dillo a quella camera lì. Vai. 45502. Allora. Questo numero qui ci va, un sms, il numero che hai appena detto, e vale 2 euro, capito, per la ricerca. Poi si può usare anche il telefono di casa, il numero è sempre l'845502, 2 euro, 5 euro o 10 euro. Comunque poi per la carta sì, c'è il numero verde, 800 11 33 77. Abbiamo detto tutti i numeri. Poi passo in sovraimpressione. Grazie tante.